Merda! Ehi, la situazione si ripete, Tom. E come al solito non sai decidere. Oh, oh, oh. L'hai fatta! Ma ti troveranno lo stesso. Salieri ti prenderà. Si fidava di te, idiota. Ma sei pericoloso. E Poli è morto. Non era sicuro che avresti perdonato la sua morte. Dovrai nasconderti come un cane. E un giorno ti scoveranno. Com'è successo con Frank? L'hanno trovato. Gli hai solo allungato la vita. Ma alla fine l'hanno beccato lo stesso. E Frank era l'unico vero amico del Don. L'amicizia non vale un cazzo. Oh. Così sei stato ancora tu. Hai distrutto tu la collezione di quadri che valeva milioni di dollari. Non l'avevo previsto. È andata a finire così. E allora, questo è tutto? Me ne andai alla svelta. Non fu facile. Ero davvero in pericolo, ma me la cavai. Presi mia moglie e mia figlia e lasciai immediatamente il paese. Sam aveva ragione, se avevano trovato Frank in Europa. E se si erano vendicati dopo quasi 5 anni dalla sua fuga... Non mi avrebbero lasciato scappare dopo averli traditi. E hai intenzione di raccontare in tribunale quello che hai detto a me? Fornendo prove contro quella gente? Non credi che la tua situazione diventerebbe ancora peggiore? Quello che hai intenzione di fare non è delazione. È alto tradimento. Se finiscono in galera o ancora meglio nel braccio della morte, non riusciranno a vendicarsi. O almeno non così facilmente. Intendo testimoniare contro di loro se mi assicurate protezione e al termine del processo una nuova identità per me, mia moglie e mia figlia. Se arriviamo fino in fondo, sarà la battaglia legale più grossa mai vista in questo paese. La proposta è allettante. Non so se sia morale aiutare uno come te, ma il gioco vale la candela. Ti aiuteremo. Andò tutto liscio fino al processo. Restai nella mia cella a stilare una testimonianza contro quelli con cui avevo lavorato. Gente di cui ero amico da 10 anni. Il processo provocò una forte reazione in tutto il paese. Salieri ebbe l'ergastolo e alcuni dei suoi finirono perfino sulla sedia. La condanna più lieve fu di 8 anni. E io trascorsi tutto il tempo in cella in una località segreta, senza visitatori. Non riuscii a vedere Sara o mia figlia per tutto il tempo. Ne valse la pena. Ottenemmo delle nuove identità e ci trasferimmo all'altro capo del paese. Io mi trovai un nuovo lavoro come autista.
Iniziamo una nuova vita. La tranquillità venne interrotta solo dalla guerra, ma la superammo. Thomas Angelo? Sì? Don Salieri ti manda i suoi saluti. Sapete, il mondo non è governato da leggi scritte, ma dalle persone. Alcune seguono le leggi e altre no. Dipende da ciascun individuo come sarà il mondo, da come lo crea. E ci vuole anche un bel po' di fortuna per evitare che qualcuno ti renda la vita un inferno. Non è facile come ti insegnano alle elementari, ma è giusto avere dei solidi valori e rispettarli. Nel matrimonio, nel crimine, in guerra. Insomma, sempre e dovunque. Io ho fallito, come Polly e Sam. Aspiravamo a una vita migliore, ma in fondo eravamo peggiori della maggior parte della gente. Sapete, credo che sia importante mantenere l'equilibrio. Già, l'equilibrio è la parola giusta. Perché chi vuole troppo rischia di perdere assolutamente tutto. Certo, chi vuole troppo poco dalla vita rischia di non ottenere assolutamente nulla.